Allora, benissimo, buonasera a tutti, ci rivediamo qua questa sera dopo un po' di tempo. L'ultima volta è stata la presentazione del libro di Mauro Ramarino, in cui abbiamo affrontato alcune tematiche relative alla nostra lotta, come sta andando avanti e insomma la lotta che coinvolge la popolazione di Agguata e non solo. Questa sera abbiamo un ospite, la dottoressa Buffi, oncologa e medico di base di Alessandria, che ci parlerà delle problematiche di salute legate all'amianto, e Francesco, che già conoscete, l'ingegner Francesco De Milato, che si concentrerà di più sulla parte tecnica relativa a quello che i lavori del terzo valico mettono in campo in quanto al ritrovamento amianto e a tutta questa componente. Io vi rubo solamente alcuni minuti per sostanzialmente fare il punto di quella che è la situazione ad Agguata e non solo. Avrete visto che alcuni giorni fa ci siamo mobilitati come Movimento Notal Terzo Valico, in quanto sappiamo che a breve dovrebbe essere portata la talpa al cantiere di Ranimiera ad Agguata. Sappiamo che la talpa rappresenta un altro passo ulteriore verso il tentativo di realizzare quest'opera, e soprattutto sappiamo che il momento in cui arriverà la talpa d'Agguata segnerà un passo che potrebbe sembrare irreversibile. Noi crediamo che nonostante tutto non sia irreversibile e ci mettiamo quindi in gioco per cercare di impedire che la talpa entri in funzione. Perché mi concentro sulla talpa? Sostanzialmente mi concentro sulla talpa perché la talpa è quel mezzo meccanico che dovrà fare lo scavo vero e proprio della galleria di valico. Fino ad oggi lo scavo vero e proprio non è ancora iniziato, hanno realizzato solamente alcune gallerie di servizio, e nel momento in cui dovessero portare la talpa d'Agguata sarebbe un altro passo in avanti che COCIV e tutti gli enti che sostanzialmente sostengono la realizzazione di quest'opera farebbero. Vi dicevo, alcune sere fa ci siamo mobilitati vicino al presidio di Ranimiero alle Baie per impedire che potessero iniziare a portare i primi pezzi di componentistica della talpa. Sostanzialmente ci siamo poi resi conto che fortunatamente non erano intenzionati a portarla quella sera, e quindi abbiamo sostanzialmente fatto una giornata di mobilitazione in cui abbiamo rilanciato e dimostrato ancora una volta di essere attenti e vigili su quello che avviene sul nostro territorio. Come è avvenuto tante volte, le serate come questa dimostrano sicuramente che siamo l'unica componente sul territorio che fa informazione, parla con la cittadinanza e fa partecipare tutti al dibattito sulla realizzazione dell'opera e su quelle che sono le tematiche che mettono quest'opera al centro delle problematiche di Agguata. Prima di lasciare la parola a Francesco, che ci illustra, come vi dicevo, quelle che sono le componentistiche tecniche relative alla realizzazione e ai rischi dell'amianto, faccio un accenno a quella che è una giornata per noi importantissima. Ci sarà poi una ragazza del Comitato della Val Verde che interverrà per spiegarci meglio alcune cose. Sostanzialmente domani il Movimento Notal Terzo Valico e la Val Verde, il Comitato della Val Verde, lancia una giornata di iniziativa sul cantiere di Cravasco. Per chi non lo sapesse, il cantiere di Cravasco è una delle quattro finestre che sono state realizzate, che stanno realizzando per la galleria vera e propria. Sostanzialmente il cantiere di Cravasco è da mesi ormai sotto gli occhi dei riflettori, soprattutto grazie al lavoro che hanno fatto i nostri compagni della Val Verde, il lavoro di sensibilizzazione intorno a quel cantiere. In quel cantiere è stato ritrovato l'amianto, e di questa sera parleremo, e la giornata di domani rilancia quella che era stata una due giorni che era stata fatta nel mese di dicembre, in cui sostanzialmente avevamo bloccato per due giorni il cantiere. Domani ci troveremo dalla mattina a Isoverde e con una passeggiata con le nostre modalità torneremo davanti a quel cantiere per ribadire ancora una volta che quel cantiere non deve riaprire, e cercheremo di mettere in moto questo meccanismo per non farlo riaprire. Ora direi che passo la parola a Francesco e vediamo un attimo quelle che sono le tematiche relative appunto alla cantierizzazione e i punti in cui sostanzialmente c'è la maggiore possibilità di trovare amianto. Grazie.
Buonasera a tutti, questa sera non vi racconto di nuovo tutto il discorso dell'amianto, che ormai sono quasi 3 anni che lo stiamo approfondendo su dov'è, com'è, perché abbiamo visto che questo territorio ne è ricco. Faccio un pochettino un riassunto veloce per chi avesse perso qualche puntata, penso che ormai più tanti di voi sappiano tutto di quello che è stato detto in questi anni. Allora, quello che è successo fino al 2013, praticamente la presenza dell'amianto era negata, completamente negata, non c'era per COCIVE, non c'era per il CNR, non c'era per Incrota, allora sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, non c'era per il senatore Corioga. C'erano tutta una serie di prescrizioni che però erano praticamente dimenticate. Regione Piemonte e Provincia avevano mandato come degli avvisi di stare attenti, però poi dopo nessuno ha fatto notare che queste prescrizioni non avevano portato conseguenze né a livello di progetto né di attenzione. E fin tanto che poi nel 2013 abbiamo cominciato a sollevare il problema come movimento NOTAV. L'abbiamo fatto tirando fuori documenti pubblici, redatti da ARPA, redatti da altri enti, relazioni, e mettendole tutte assieme abbiamo fatto un discorso organico per lanciare l'allarme. E questo allarme ha portato all'assemblea nel 2013. Assemblee che evidentemente in qualche modo avevano infastidito, perché nel momento in cui doveva partire la prima assemblea sull'argomento d'Arquata c'è stata una telefonata abbastanza, diciamo, percepita come intimidatoria, nella quale il coordinatore del gruppo di lavoro gestione rischio amianto per il terzo valico praticamente ha fatto capire che anche perché ha visto che hanno anche la magistratura ricorsa nei confronti di Perino per procurata allarme, cioè qui procurata allarme è molto facile incorrerci, quindi allora io le consiglierei un po' di cautela, ci sono delle cose, adesso le spiego come faccia lei, quindi dell'amianto era meglio stare attenti a parlarne, a raccontarle. E questo è avvenuto in un corso di una telefonata, devo dire anche non molto simpatica. Quello che è stato detto in questa telefonata, che mi ha lasciato anche un po' sorpreso, è praticamente che sono stati contestati dei valori, cioè 180, 200, 250 sono milligrammi al chilo, non può essere un quarto di chilo al chilo di quella roba lì, perché, torna a dire, sarebbe il giacimento più ricco al mondo di amianto. Scopriamo quindi che noi probabilmente avevamo il giacimento più ricco di amianto al mondo, perché quei dati, che non possono essere, sono certificati dalla CHELAB, che per l'Enel Green Power aveva fatto delle analisi chimiche ed aveva proprio rilevato questi valori. Dicevo ancora, l'ARPA Piemonte viene sull'amianto e viene a questo tavolo e non ci ha riferito assolutamente di queste cose. Probabilmente c'è qualcosa dietro che non capisco, ma ho difficoltà ad accettarli come veritieri questi valori. Probabilmente c'è qualche errore, c'è qualche. Errore non ce n'erano, perché i dati erano nero su bianco e evidentemente ARPA, che aveva partecipato con ai tavoli di Enel Green Power, non li ha riportati al tavolo dell'amianto Piemonte. E andava avanti con una ignoranza su Monteporale, quindi andrò a fondo anch'io per capire, e con quelle concentrazioni lì immagino che sia meglio abbandonare qualsiasi veleta. Cioè, in via ufficiosa, chiunque si rendeva conto che di fronte a determinati dati non bisognerebbe andare avanti. Qualche mese dopo c'è stato un incontro a Carrosio, come sapete, in cui è stata messa le alte probabilità di incontrare Rocce Verdi nel tracciato del terzo valico. Di queste probabilità praticamente è stato riconosciuto tra il 20 e il 50% e su una tratta che quindi alla fine va a coprire circa 15 km di scavo. Abbiamo cioè 15 km di galleria con una probabilità che vale tra i 20 e il 50%, in particolare sono mi pare 8 km col 20% e 7 km il 50% di probabilità di trovare pietre verdi. In quell'occasione non una parola è stata detta sul Monte Porale. Se ne è parlato, ma il Monte Porale con le sue percentuali di amianto, che ricordo essere 2,5 per chilo anche da quei valori, non è stato detto niente. Anche perché, cos'è che era poi il fine di tutta questa presentazione a Carrosio? Costruire bene l'opera costi quel che costi, e ovviamente meglio che andare comunque avanti costi quel che costi. Quindi si cominciava a mettere avanti a Carrosio l'idea che l'importante è farla, l'idea di non farla perché pericolosa non c'è mai stata,
e se costa di più non importa a nessuno, basta farlo. Il che non è proprio vero, perché in realtà quest'opera è realizzata per l'ottico sottile non funzionali, si ha un tetto massimo di 10 miliardi e tra le varie opere che sono entrate in ballo restano soltanto 189 milioni disponibili per sforare. Tant'è che quindi l'amianto non era stato considerato, nel 2014 è stato fatto un'esposta alla Corte dei Conti proprio per questo tipo di problematica. Il riassunto di quello che erano le obiezioni mosse alla Corte dei Conti è che in tutti i modi si andava incontro a un danno erariale e a una spesa forte, perché quando sarebbe stato ritrovato l'amianto, e vediamo che comincia a essere trovato, le opzioni erano rinunciare all'opera, buttando via tutto quello che è stato speso per devastare il territorio fino ad oggi per pezzi di tratta che non servono a niente, oppure aumentare i costi perché qualcuno pensa che si possa estrarre l'amianto in sicurezza, non si sa con quale costi, non si sa portandolo dove, però si pensa di poterlo fare, oppure ignorare il problema. Ignorare il problema era una cosa che noi mettevamo, non ci crediamo, non può essere. Ignorare il problema vorrebbe dire tratto l'amianto come se non ci fosse, tratto l'amianto come se fosse roccia naturale, la prendo e la trasporto dove ritengo meglio, nelle cave autorizzate, creando così sicuramente a livello banalissimo e anche un pochettino diciamo brutto da dirsi, però un danno sicuramente sul servizio sanitario nazionale, perché poi tutto questo amianto che circola crea sicuramente problemi di pensioni, malattie, problemi affettivi delle persone che perdono i cari, che non avverrà oggi, domani o tra un anno, sono problemi che avverranno per una trentina d'anni, quando tutti i responsabili scapperanno. Quello che è successo, ora è brutto cominciare a dire chi è che aveva ragione, però visto che sono passati anni e dove ci sono state tante persone che si sono poste al Terzo Valico, per questo hanno subito delle limitazioni nella propria mobilità, fogli di via, denunce, a un certo punto viene da dire chi è che aveva ragione, chi è che era dalla parte del giusto. Vediamo cosa è successo quest'estate. Quest'estate cominciamo a vedere Repubblica di Genova, 31 luglio, Terzo Valico, amianto nelle rocce, si ferma il cantiere a Capomorone. E ancora il Secolo, Terzo Valico, notabili cittadini contro l'amianto Capomorone, cantiere fermo. Cominciano a dare gli allarmi i giornali che fino a quel giorno avevano pensato bene di interessarsi non tanto di quello che dicevamo per l'amianto, ma per dare scredito al movimento, sempre buttando luce negativa su di noi. 11 settembre, Terzo Valico, restano fermi i lavori in galleria, la procura entrare sull'amianto. Vedete com'è crescendo giorno per giorno, a distanza di poche settimane, di notizie che confermano tutte le posizioni che avevamo assunto. 13 settembre, l'amianto frena il Terzo Valico, indagata la ditta per lo smaltimento. HTR di Roma non avrebbe rispettato le prescrizioni su sicurezza e prevenzione. Dopo essere stata multata, è stata denunciata la Procura della Repubblica. Cominciano a fioccare le denunce. 2 ottobre, Terzo Valico, nuovo allarme amianto, esposto per gli smaltimenti in discarica. Questo riguarda il sito di Cava Castellaro. Cosa hanno trovato? Recita Repubblica, sui campionamenti fatti il 28 agosto da ARPAL è risultata la presenza di amianto di 1,7 grammi del pericoloso materiale su ogni chilo di roccia, oltre il limite consentito dalla normativa. Ricordo che il limite è un grammo. E ancora il Secolo. Terzo Valico amianto, indagato il consulente di Cocci, siamo al 3 ottobre. La procura ha iscritto sul registro degli indagati il responsabile della sicurezza del cantiere del Terzo Valico a Cravasco. Vedete che questo è un dato qua, il responsabile della sicurezza, cioè non l'ultimo degli arrivati, ma chi doveva garantire che in quel cantiere si lavorasse in sicurezza, in primis per i lavoratori, ma poi in generale per tutti quelli che erano coinvolti direttamente o indirettamente. Eppure la cosa strana, quindi solo 2 mesi prima, cos'è che si leggeva sugli stessi giornali? Terzo Valico, amianto nelle rocce, si ferma il cantiere a Capomorone. Cos'è che dice, aveva detto il sindaco Guidi? Mi sento di rassicurare i cittadini perché tutti i controlli fatti costantemente da ASL e ARPA all'ingresso dello scavo non registrano la presenza di amianto nell'area. Quindi la tranquillità era basata sul fatto che non c'era amianto all'ingresso dell'area, della zona. Evidentemente sapere che in quel momento, per fortuna, non c'era amianto nell'aria non era sufficiente per portare in giro
cambio il continente amianto. Quindi sono state, ha avuto fretta a dare delle rassicurazioni per stare tranquilli, evidentemente da stare tranquilli non c'era, perché a distanza di un mese la procura ha cominciato a indagare un po' tutti. Cosa si stava verificando praticamente, se non fosse stato fermato il cantiere? Si stava verificando l'ipotesi che noi alla Corte dei Conti avevamo palesato, ma detto no, non potrà essere, perché non si potrà essere così meschini da fregarsene della presenza dell'amianto e gestirlo e trasportarlo. Invece, se non fosse stato fermato, quell'amianto cominciava a circolare. E ancora una domanda, perché ci hanno sempre detto i nostri sindaci, i presidenti di provincia, state tranquilli perché ci sono le centraline le metteremo nei cantieri, daremo la sicurezza che con queste centraline, se ci fosse amianto, noi ce ne accorgiamo e blocchiamo. Allora, la domanda è, se erano queste centraline, perché cosa si è verificato a Cravasco? Che a un certo punto, nonostante il sindaco dicesse tutti i controlli fatti costantemente da ASL e ARPA all'ingresso dello scavo, non registrano la presenza di amianto nell'aria, è successo che dal cantiere di Cravasco sono usciti i camion, sono entrati sulla provinciale e hanno fatto un po' di strada per arrivare a Cava Castellaro. Ora, se una centralina avesse fatto il suo dovere come doveva farlo e come ci hanno raccontato di stare tranquilli, avrebbe dovuto bloccare quel camion perché si attivava. In realtà non si è attivato niente, perché i problemi sono di due tipi, per quanto loro provino a dire che c'è soltanto uno. Uno è il problema delle fibre nell'aria, e che sono quelle sicuramente nocive nella salute, ma l'altro problema è quello del contenuto nella roccia, perché se è contenuto nella roccia, finché sta lì non crea problemi perché è bloccato e fisso, però nel momento in cui si frantuma diventa pericoloso. Cosa succede allora se io salto la centralina perché in quel momento per fortuna si è rotto in un certo modo che non contiene le fibre, che dal cantiere è uscito e lì c'era la centralina, ma nel sito di destinazione, siccome si presumeva che l'amianto se c'era veniva bloccato in partenza, se deposita quel materiale normale diventa materiale di riuso, un domani può essere preso, macinato, polverizzato, utilizzato per fare cemento, utilizzato per qualsiasi tipo di lavorazione, portato nelle scuole, portato negli asili, contenenti fibre di amianto che poi verrebbero rilasciate. Nessun controllo sarebbe più fatto successivamente a quella fase lì. Dove le centraline non ci sono, e chi sono i veri nimbi sono quelli, i nostri sindaci, i nostri presidenti di provincia, gli enti, che ci vengono a raccontare che di stare tranquilli perché la centralina non si è attivata. Si può stare tranquilli che in quel momento particolare non c'è dispersione di fibre, però entra in un circolo l'amianto in giro, che tutti gli altri che non sono quelli in quella zona sono potenzialmente più a rischio di quelli che erano vicini, perché ormai l'amianto sta circolando su dei camion e una volta uscito da lì non ci sarà più nessun tipo di tracciamento, perché viene portato in cave che non sono geologicamente considerate a rischio amianto, ma riempite quel materiale che lo contiene pensando che non ci sia. Vado avanti su cosa è successo. Allora, caro amianto, in cantiere sul terzo valico scontro tra Cocer e Arpal. A un certo punto Arpal, non si sa come, e anche l'Arpal Piemonte, si rendono conto che tutto sommato i sistemi di controllo non erano poi così sufficienti e cominciano a far capire che se queste terre contengono amianto non possono essere smaltite nelle nostre cave, ma devono finire in Germania. E praticamente nell'articolo viene detto che saltano i conti, cioè rischiano di diventare 50 volte superiori a quanto calcolato il progetto di far sballare l'opera. E la cosa assurda di questo articolo è che dice una variabile non calcolata. In realtà, in questo modo aumentano i costi, tanto come era stato prospettato la Corte dei Conti, ma soprattutto è una variabile che non si era voluto calcolare, non che non era calcolata, perché potevano benissimo saperlo, calcolarlo e fare le valutazioni che credevano. Tant'è che in un modo banalissimo potevano accorgersi e scoprire che lì c'era l'amianto. Nel 2013, quando avevamo presentato questo studio più o meno di come poteva essere distribuito in base ai dati evidenti della presenza dell'amianto, per quanto riguarda la zona della finestra di Cravasco, questo è il tracciato della finestra, questa è la mappa delle pietre verdi della regione Liguria, e si vedeva che andava a intercettare una zona considerata a rischio amianto. Quindi chiunque avesse preso un progetto banalissimamente, l'avesse sovrapposto
alla mappa delle pietre verdi senza aver accorto. Evidentemente hanno preferito non accorgersene. In teoria, se aumentano i costi, salta il sistema di finanziamento per lotti costruttivi non funzionali, perché sforando quei famosi 189 milioni, l'opera non può essere più fatta per lotti costruttivi non funzionali, tutto il sistema di autorizzazioni dovrebbe saltare, si rimetterebbe in gioco tutto. Poi in Italia non si sa mai come vanno a finire le cose. Caro amianto in cantiere, sul terzo valico scontro tra Corci e Arpal. E cos'è che dicono anche gli ispettori? Secondo gli ispettori vanno sbandite in Germania, ma il costo aumenterebbe. Ora, questi si accorgono praticamente a fine 2015 che l'unico modo per sbandire l'amianto è portarlo in Germania. All'Arquata, qua a gennaio, avevamo già detto dove doveva essere portato l'amianto e l'avrebbe saputo chiunque andava a vedere gestione del materiale contenente amianto, documento del 2014 relativo alla Torino-Lione. Quindi bastava fare un po' di attenzione in altri progetti che sono in giro per l'Italia per sapere come andavano le cose. A pagina 5 di quel documento precisava che per scavare circa 350-400 metri, quindi non 15 km ma 400 metri dalla Torino a Lione, saranno tutti questi materiali inviati in big bags omologati, stoccati in container presso una discarica per rifiuti pericolosi in Germania, e tutto questo sarebbe dovuto viaggiare via treno. Quindi per la Versusa parliamo di 400 metri di scavo, circa 216 treni e un costo di 56 milioni di euro. Ora facciamo un piccolo rapporto, su 400 metri, non sono 15 km, sono circa 40 volte tanto, la probabilità è un po' il 20, un po' il 50, diamoci un taglio in mezzo, diciamo che sono circa 27 volte tanto e non 40 volte tanto, moltiplichiamo il costo, insomma andiamo a pensare che ci sarà qualcosa come 1,5 miliardi in più proporzionato alla Valsusa rispetto ai costi stabiliti, solo per portare in Germania mediante i treni che sarebbero quasi 6.000. La cosa ridicola e assurda è che abbiamo bisogno del terzo valico perché le nostre linee sono sature e le andiamo a riempire con 6.000 treni per portare il materiale in Germania. Ultima cosa, andiamo avanti. Controlli amianto, Cocic ricorre al TAR del Lazio, quindi Cocic non è soddisfatto delle imposizioni di ARPA, quindi di fare un controllo più fitto, e ha fatto un ricorso al TAR. Perché ha fatto questo ricorso? Perché secondo ARPA il metodo attuale, quello che avrebbe utilizzato, può avere un margine di errore pari al 98%. Ora, per dare l'idea di cosa significa la conseguenza di un errore pari al 98% nel valutare la presenza o meno di amianto, guardiamo un po' un esempio di un calendario, cosa vorrebbe poter dire. Allora, abbiamo in un anno, facciamo l'ipotesi di un anno di scavo, poi gli anni di scavo sono sicuramente di più. In un anno di scavo a Carosa ci hanno detto che c'è il 50% di probabilità di trovare pietre verdi, quindi statisticamente vuol dire che per metà anno si può scavare tranquillamente perché non c'è presenza di amianto, ma per metà anno si troverà amianto in questo tratto di terzo valico. Scartiamo un attimo allora il metà anno che siamo tranquilli perché al 50% non trova amianto. Prendiamo in considerazione soltanto la metà di anno, che potrebbe essere un giorno sì, un giorno no, oppure 6 mesi di seguito, ma quello cambia poco, in cui c'è amianto. Un tasso di errore del 98% vorrebbe dire che di questo metà anno di scavo soltanto per 4 giorni lo trova. Tutti gli altri giorni di questi 6 mesi in cui c'è statisticamente la presenza di amianto, perché al 50% c'era, col tasso di errore del 98% probabilmente non viene individuato e segnalato. Cioè abbiamo in pratica su 183 giorni di scavo in presenza di amianto solo 4 giorni che viene rilevato, gli altri 179 giorni i camion entrano in circolazione sulle nostre strade, lo portano a destinazione nelle varie cave, viene conferito, non tracciato, e ormai si perde, cioè diventa uccello di bosco, è un amianto disperso nelle nostre valli, perché c'è questo tasso di errore del 98%. Allora com'è la situazione? Praticamente ci troviamo di fronte a due competitors. Uno è Cocic, che vuole ignorare il problema del 98% e andare avanti a scavare come si scava adesso. E se vincesse c'è un danno erariale pari ai costi del servizio sanitario a questo punto, perché se questo amianto gira per 179 giorni su 183 senza che nessuno se ne accorga, vuol dire che prima o poi entra in circolo la fibra e quindi si ammaleranno delle persone. Oppure si aumentano i costi se vince ARPA, perché se ARPA vince vuol dire fare un metodo che a Cocic non andava bene perché è molto costoso, molto elaborato,
trasportarle in Germania e ammettono per forze cosche. La cosa assurda di questa sfida, se ci pensate, è che se vincesse Pocive, vuol dire intanto che ARPA, quella che ci deve dare garanzie, controllare, eccetera, non è abbastanza competente per fare il ruolo di controllore, perché un TAR va a dire che no, ha ragione Cocive, i metodi di scavo sono corretti come li vuole fare Cocive. Quindi chi sta dicendo che deve essere più restrittivo il metodo di controllo, di fatto verrebbe screditato dal TAR. Oppure quello che è più probabile secondo noi è che alla fine rinunceranno all'opera, perché in questa guerra finisce che l'aumento di costi, per qualche motivo sappiamo com'è che funziona in Italia, non sarà sostenibile e si finirà per lasciare le cose così come stanno. La Corte dei Conti e le procure erano già state informate dal giugno del 2014, fino ad oggi non stanno facendo praticamente niente su questo aspetto, speriamo che si attivino prima o poi vedendo questa evidenza di cose. Chiudo su gli aspetti che si sono verificati nelle ultime settimane. Di fatto a gennaio c'è la notizia riportata di Edilizia e Territorio del 24 ore, terzo valico, l'amianto blocca le gare di Cocive per due maxilotti da oltre 500 milioni. Durante le attività di scavo è emersa la presenza di rocce mentifere oltre i limiti di legge, il Cocive sospende i bandi da 245 a 293 milioni. Abbiamo quindi quasi mezzo miliardo di euro bloccato per l'amianto, se teniamo conto che tutto quello che continuano a dirci è finanziato, sarà sì e no per circa 2 miliardi, un quarto in questo momento è in stallo e il resto non hanno comunque ancora speso, perché vediamo evidentemente che non hanno fatto granché. Il Fatto Quotidiano due giorni dopo rilancia tale terzo valico sospeso a tempo determinato due bandi, rischio amianto, stop i lavori. Comincia cioè questo problema amianto a passare dalla cronaca di Genova limitata al Secolo e alla Repubblica su giornali a rilevanza nazionale come Edilizia e Territorio nel Fatto Quotidiano. Evidentemente qualcosa si sta muovendo. Qualche giorno dopo per la Gazzetta Ufficiale ha dato delle conferme ancora più pesanti, cioè c'era proprio il testo ufficiale con cui Cocive bloccava questi bandi. E cosa è andato a dire? Cocive si riserva di non procedere all'aggiudicazione e di revocare il bando, quindi quel bando potrebbe essere non aggiudicato. Quindi finora si parla di sospensione sine die, chissà quando ripartirà. Ma Cocive si sta riservando anche di non aggiudicarlo, revocarlo e di provvedere eventualmente, quindi solo eventualmente potrebbe rimetterlo, a condizioni tecnico-economiche rispondenti alle nuove situazioni. Quindi eventualmente vuol dire che non è sicuro che questi bandi verranno rifatti, perché potrebbe essere che ritenga anche evidentemente che non ci stia più dentro con le cifre, oppure se li rifà, visto che magari imporranno una gestione economica, di aumentarne i costi. La cosa interessante è che in quelle poche righe Cocive sta confermando quello che era stato risposto alla Corte dei Conti, cioè sta dicendo che o si riparte alle sue condizioni, cioè con un errore fino al 98% in base a quello che diceva ARPA, o si impiegano molti più soldi, quindi bandi nuove condizioni, oppure ci si ferma, che è quello che stiamo chiedendo e ci stiamo sempre domandando perché non ci sono ancora arrivati, che è l'unica soluzione. Vi ringrazio, passo. L'Istituto di Sanità ha dato le stime dell'incidenza dei tumori del polmone in Italia, dicendo che praticamente a livello di tumori generali ogni giorno in Italia vengono fatte diagnosi di nuovo tumore per 1000 casi al giorno, di cui il 35% appartiene ai tumori del polmone. Il tumore del polmone, cioè come oggi, insieme al tumore della mammella, è quello che la fa da padrone nella patologia oncologica. E come c'è stato un rapporto di causa-effetto diretto tra fumo e tumore del polmone, così altrettanto, anche se disconosciuto e nascosto per molto tempo, c'è un rapporto di assoluta correlazione tra il tumore del polmone
e la fila d'amianto e l'asbesto. Quindi, a prescindere dal discorso fumo di stasera non ci interessa, dobbiamo tenere presente che una fibra di asbesto è in grado di determinare il carcinoma del polmone, il squamoso del polmone, non soltanto con una, direi una certezza pressoché matematica, ma con un tempo di latenza dall'induzione della trasformazione oncologica all'evidenza diagnostica di 8 anni. Vale a dire che quando noi radiologicamente vediamo un tumore di un centimetro di diametro, sono 8 anni che nel nostro organismo la fibra ha lavorato e ha determinato la variazione oncologica. In 8 anni voi capite che c'è stato tutto il tempo per sparare in circolo micrometastasi, invadere il torrente ematico, mandare ovunque cellule di scaglio genetiche, che col tempo poi saranno quelle che determineranno l'insuccesso della terapia e la metastatizzazione a distanza della lesione primitiva. Il quadro ovviamente non è simpatico, perché intanto sappiamo benissimo che nonostante tutta la, sì, l'evoluzione terapeutica, la chemio, la radio, gli interventi chirurgici e quant'altro, il tumore del polmone purtroppo non perdona. Presto o tardi la sua evoluzione è fatale e molte volte, soprattutto nel caso del tumore da asbesto, è un'evoluzione piuttosto drammatica. Quindi, cosa ci resta da dire? Va bene, abbiamo sentito dei dati inquietanti circa le concentrazioni, abbiamo sentito che non soltanto l'amianto libero, ma anche le rocce sono pericolose per una serie di trasformazioni. Ma una cosa ancora più pericolosa, che nelle nostre zone soprattutto, qualunque movimento terra venga determinato, quindi scavi, ribaltamenti e quant'altro, determina la rimozione di sostanze, e non soltanto di amianto, ma anche di altre sostanze tossiche, che possono far sì che si innesti il discorso neoplastico. E non c'è soltanto comunque la patologia oncologica, perché ci sono poi tutte le patologie delle malattie infiammatorie, le pompopatie ostruttive, le sarcoidosi, tutte le malattie degenerative infiammatorie, le interstiziopatie, che creano dei grossi costi sociali, perché gente che comunque poi arriva ad andare in insufficienza respiratoria non può lavorare, quindi costi sociali aggiuntivi. Costi sociali sia a carico del sistema sanitario sia a carico di tutto il sistema socio-assistenziale, per creiamo poi delle categorie di invalidi. Quindi questo è un ragionamento nell'ottica di una farmacoeconomia intelligente, bisogna di una politica sanitaria intelligente, bisogna tenere in grande considerazione. E poi questo è quello che ci riguarda adesso. Tutto questo discorso viene proiettato poi sulle generazioni future, perché abbiamo un range dai 25 ai 35 anni dove la capacità evolutiva della malattia può determinare dei grossi danni. Quindi non soltanto per noi che viviamo il problema in questo momento, ma per i nostri figli e traslato anche sui nostri nipoti. Quindi secondo la stima dell'OMS, sino nel 2050, questi dati che io do stasera, quindi questa incidenza altissima di tumore del polmone, sino al 2050 saranno fedeli, destinati però ad incrementare ulteriormente nel corso del tempo. Al discorso amianto si inserisce su questo discorso tutto il discorso comunque dell'inquinamento. Leggi polveri sottili, leggi sostanze tossiche, che vanno a creare un microambiente ulteriormente favorevole allo sviluppo della patologia oncologica. A questo c'è anche il rischio, nel movimento terra, negli scavi e quant'altro, di inquinare falde, di quindi far sì che l'acqua diventi un ulteriore strumento di diffusione e mezzo di diffusione per sostanze tossiche. E io cito sempre, anche se qui non c'entra, per renderci conto di come stiamo vivendo dal punto di vista ambientale in questo momento, come la provincia di Vercelli abbia il 25% in più di incidenza del tumore dell'ovaio nelle donne unicamente per i pesticidi utilizzati.
utilizzati nelle risaie. Quindi questo ci dice quanto l'impatto ambientale giochi sulla nostra salute. E qui poi possiamo allargarci all'alimentazione, possiamo allargarci tutto quello che volete. Però per restare nell'ambito del problema di stasera, noi dobbiamo, non dobbiamo mai dimenticare il primo dato che vi ho dato, che quando asintomatico, casualmente, facciamo una lastra del torace perché abbiamo la tosse, perché abbiamo preso l'influenza e vediamo un nodulo polmonare di 1 centimetro di diametro, sono esattamente 8 anni che nel nostro organismo circola la cellula neoplastica, con tutti i danni che può dare. Penso che questo dato si commenti da solo, nel senso che, torno a dire, sogniamo l'amianto, il fumo delle sigarette, le polveri sottili, l'inquinamento ambientale, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento delle acque, gli stili di vita scorretti. Questo fa, rende chiaro il quadro del perché la patologia neoplastica sta giocando, se va bene, da un punto di vista mortalità, con la patologia cardiovascolare. Perché sino a qualche anno fa la faceva da leone la patologia cardiovascolare, ictus, infarto e quant'altro. Oggi stiamo avvicinandoci a grandi passi con la mortalità per patologie oncologiche. Quindi credo che nulla più ci sia da dire, se non veramente da sperare che chiunque sia che determina questo gioco e che ha le fila di questo gioco si fermi, soprattutto nelle nostre aree. Siamo già sufficientemente colpiti da quello che può essere l'inquinamento ambientale, perché giustamente nella radio di 30 km abbiamo un concentrato di fattori tossici, mica da ridere, perché non tutte le zone italiane hanno un concentrato che abbiamo noi di fabbricazioni nucleari, Montedison, Michelin e quant'altro, già di loro fanno una bella parte. Quindi a questo punto, se non ci mettiamo, se riusciamo a far capire che questo è per la salute di tutti, non soltanto per la salute di quella della zona, ma per il bene di tutti, credo che sia una politica intelligente. Vi ringrazio. Grazie alla dottoressa, e logicamente il quadro che ci ha presentato è un quadro che ha delle prospettive drammatiche. E quello che sostanzialmente stiamo dicendo da anni è quello che l'ingegnere con studi ha messo nero su bianco, ha dimostrato essere una realtà che potrebbe toccarci concretamente. Le foto che state vedendo passare sono foto relative al cantiere di Cravasco. Quei sacchi bianchi sono sacchi con roccia amiantifera. Oltre al discorso dei costi, c'è il discorso di che cosa ci sia lì dentro e che conseguenze potrebbe avere su noi tutti e soprattutto, come diceva la dottoressa, sulle generazioni future. Direi che se ci sono dubbi, perplessità, domande, gli ospiti, la dottoressa e l'ingegnere sono pronti a rispondere e il microfono è aperto per interventi. Andiamo a piedi e poi saremo nella giornata di fronte al cantiere.
è una giornata che segue due giorni di blocco e due giorni di blocco che abbiamo fatto a dicembre, in seguito poi un po' alla riapertura che c'era stata del cantiere, che fino allora era, pareva essere ancora in via sperimentale, nel senso che si scavava ogni giorno, dicevano, e quindi adesso il cantiere è aperto, vediamo che passa nel camion, ma non sappiamo bene se siamo ancora in questa fase sperimentare o no, perché nessuno ci dà le risposte in merito. Crediamo che queste giornate siano importanti perché lo sono state quelle di quest'estate, in cui tutti noi come comitati ci siamo molto impegnati e quei risultati crediamo che si siano visti anche rispetto a quello che ha raccontato il Diego Ingegnere, anche ai titoli dei giornali, a tutto il presidio che è stato fatto sul territorio per documentare appunto l'utilizzo del modo che veniva trattato l'amianto, e che ha portato appunto agli esposti poi alla Procura della Repubblica e comunque a un fermo del cantiere per circa 4 mesi. Quindi aspettiamo domani, perché crediamo che queste modalità siano state efficaci e che non possiamo delegare questa lotta. Grazie. Aggiungo una cosa su quanto ha detto Alessia, forse per falsa modestia loro si prendono pochi meriti su quella che è stata la questione dell'amianto a Cavasco, probabilmente senza le loro segnalazioni, senza le segnalazioni del Comitato della Valle Verde oggi non avremmo visto scorrere sul video i titoli relativi all'amianto dei giornali. Il loro lavoro è stato fondamentale, hanno fatto delle foto, hanno sostanzialmente smascherato quello che stava avvenendo dentro quel cantiere, quindi aggiungo solo che domani è importante esserci anche per rendere merito a loro e al lavoro che hanno fatto in questi anni. Allora, c'è un filmato su YouTube che è del 2012, dove c'è un'assemblea di Isoverde, dove siamo io e il dottor Faragli, che illustriamo perfettamente quello che era il problema amianto nel cantiere di Cavasco. Semplicemente guardando una carta geologica. Infatti quello che mi stupisce non è tanto, io non ce l'ho tanto con Coci, con la mafia, perché loro fanno il loro mestiere, nel senso mettono in moto cantieri, girano soldi, cemento, eccetera, eccetera. Io ce l'ho per esempio con i politici, con i nostri amministratori che noi non è che siamo dei fenomeni. Allora, c'è una libreria, la libreria di Stato in Alessandria vende le carte geologiche. Sono carte che costano 7,50 euro, c'è quella 100.000 del foglio Genova, non sono tanto complicate da capire come sono, ogni colore corrisponde a una roccia. Allora, uno va a cercare dov'è il Monte Porale, dove noi avevamo fatto presente che il Monte Porale Greenpower, e il Greenpower aveva rinunciato a fare i lavori perché la presenza di amianto portava assolutamente i costi che non sarebbe stato sostenibile. Andava a vedere lo stesso colore di quelle rocce lì, quella piccola parte del Monte Porale, era lo stesso colore che attraversava almeno 30 km del terzo varco. Allora poteva chiedersi se l'amianto c'era lì sul Monte Porale, può darsi anche che ci fosse, quindi bastava spendere 7,50 euro per avere un'idea di quello che poteva succedere. Un'altra cosa voglio dire, noi il problema adesso grosso dell'amianto fa passare in secondo piano quello che è il problema delle cave, nel senso che sì che questa roba verrà portata in cava, quindi magari assicureranno tutte le modalità di trasporto, di conferimento, eccetera, eccetera, anche se vista le percentuali non sarà possibile metterlo nelle cave perché dovrà andare in discariche autorizzate che sono al momento solo in Germania, in Italia non abbiamo la tecnologia per farlo. Però per esempio la Romanellotta di, non so se avete fatto un salto per andare a Tortona,
La Romanellotta hanno messo su tutto l'impianto di praticamente arriva lo smarino e lo tritano, quindi indipendentemente dal fatto che ci siano le centraline lungo la strada, in una bella giornata di vento, quando lì arrivano i camion e lo buttano, basta che lo... Ora io non posso rispondere, dovete andare a vedere, ci sono delle tramoce poste a 10 metri d'altezza dove la roba verrà buttata dentro, è automaticamente tritata e buttata giù nella cava, quindi lì basta un alito di vento per portare oltre il pozzone. Nel consiglio comunale aperto che abbiamo fatto a novembre del 2015 a Novi abbiamo segnalato questo problema dicendo che il cantiere della Pieve, quando sarà in funzione, quindi quando diventerà il cantiere di pettonaggio per realizzare il cavalca ferrovia eccetera, verranno triturate le rocce che arrivano da queste zone qui e la dispersione delle polvere era fino oltre la piscina. Abbiamo preso una denuncia per procurato allarme, fortunatamente abbiamo trovato un giudice intelligente che ha detto che il fatto non sussiste. Quindi purtroppo devo dire anche ci sono anche altre magagne, nel senso che la popolazione per esempio a Novi non è che si mobiliti più di tanto, nel senso quest'anno non c'è stata l'alluvione sotto il Bassopiede, purtroppo non c'è stata nessuna protesta, quindi o speriamo nella prossima alluvione oppure cerchiamo di, secondo me vale la pena di, io mi riferisco a quello che ha fatto Luigi Gambarotta che ha tenuto una lezione a Lumi 3 a Novi, bisognerebbe cercare secondo me di cominciare a coinvolgere piccole realtà, nel senso andare all'oratorio a spiegargli che l'amianto arriva all'asilo per esempio della Pieve, cioè di preoccuparsi un po' meno dei presepi e un po' più della salute. Cioè tutto il tragitto dell'arcuata da Franconato, insomma c'è tutta una zona amplissima dove ci sarà una distribuzione, una diffusione di fibre o comunque di materiale di trasporto, è sicuro questo, perché abbiamo 10 milioni di metri cubi da smaltire, quindi allora io sto pensando alla sicurezza dei miei nipoti. E questo è un problema che riguarda tutti noi, perché a me personalmente, cioè ho un'età che quando arrivo sui 30 anni sono a posto, non... magari. Ma il problema è quello che sarà il futuro e quanto verrà di disperso. E il fatto che, scusate, sono incazzato è perché diciamo, ci hanno raccontato un sacco di balle fino adesso. Ci hanno detto che avrebbero messo i dispositivi di controllo, ci hanno detto che non c'era l'amianto. Io lo dico perché l'ho sentito dire anche in consiglio comunale a Novi questo, il sindaco di Novi non ha fatto assolutamente nulla, malgrado quello che dice, non ha fatto assolutamente nulla, i consiglieri comunali sono SITAV, quelli della maggioranza, quindi sono tutti favorevoli e non si riesce ad avere un impatto su queste persone neanche cercando di ragionare. Allora, quindi il discorso è questo, abbiamo un cantiere a Genova che è bloccato, un cantiere a Franconalto che ha dei problemi,
Abbiamo un'altra cosa importante che in questi giorni è arrivata dal COCIV, la richiesta di avviare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per l'abolizione dello shunt o della derivazione, che sostanzialmente significa che i vagoni, i treni passeranno per il centro di Novi. Allora questo potrebbe essere un elemento per far capire ai novesi che, cioè per mettere un po' di fuoco sotto il culo ai novesi, mi spiego. Ad Arquata non funziona, ma a Novi forse potrebbe funzionare. Comunque il problema di fondo è che i nostri politici, parlo di Novi Ligure, Arquata si è costituita per la questione del TAR, qualche cosa ha fatto, il sindaco di Novi non sta facendo nulla, i sindaci degli altri paesi limitrofi non stanno facendo nulla, c'è una responsabilità politica enorme nei confronti delle future generazioni. Quindi bisogna fare qualche cosa e sappiamo che sicuramente abbiamo delle frecce nel nostro arco, perché questi sono temi estremamente importanti. Sono stati sollevati da Francesco, da Davide, da Brunetti, insomma da tantissime persone, adesso non sto a citarli tutti, ma più di 3 anni fa. Sono cose che erano note, non sono state considerate neanche nella fase di progetto, una cosa indegna sostanzialmente. E quindi io penso che anche questo atteggiamento, noi dobbiamo riprendere un atteggiamento di lotta da questo punto di vista, lotta magari non più di un certo tipo di contatto fisico, ma una lotta di contatto di difesa con le istituzioni attraverso gli strumenti che possiamo mettere insieme. Aggiungo solo una cosa, è quello che diceva Luigi. È vero che il comune di Arquata ha fatto qualcosa con costruirsi con probabilmente a fianco di ARPA. È anche vero però che sono penso quasi 3 anni che il comune di Arquata non sta rendendo informazione alla popolazione. Continuiamo a essere noi come movimento a comunicare con Arquata, però quando anche un sindaco fa qualcosa contro il Terzo Valico o altre volte fa meno di quello che potrebbe fare contro il Terzo Valico, però quando parliamo della presenza di amianto che verrà tirato fuori dalla Damiro e andrà a impattare sulla popolazione mettendo a forte rischio, perché comunque sia i primi aliti di vento che tutto quello che esce dalla Damiro coinvolgeranno prima la popolazione Arquata, poi ovviamente il vento non si ferma a distanza di 1 chilometro, comincerà a raggiungere, mi pareva che ci sia stato Faraglio, fino a circa 15 chilometri di distanza dal punto in cui si è verificato la dispersione di fibre, però i primi che prenderanno quell'aria a respirarla sono i cittadini del comune di Arquata. Quindi se uno ha seria intenzione di difendere Arquata, deve quantomeno prima far presente ai cittadini, parlando pubblicamente, di tutto quello che sta facendo, ma soprattutto di tutto ciò a cui sono a rischio, di tutto ciò che, ammesso che lui possa fare o non fare, comunque sia, a prescindere dalla riuscita dell'iniziativa di un sindaco, la cittadinanza deve sapere che è a rischio di respirare polveri e fibre di amianto, deve sapere che è a rischio di dover sostenere la perdita dell'acquedotto di Borlasca, come è molto a rischio che perda le proprie fonti sottovalle, che poi è il comune di Arquata, come è a rischio di, in conseguenza di questo, di avere un'acqua che non è più con la stessa qualità dell'acqua che siamo abituati a utilizzare, ma di un'acqua che verrà recuperata in qualche modo da qualche galleria e non si sa con quali filtraggi, con quale tipo di trattamento, perché questo il comune di Arquata ad oggi non è venuto a raccontarcelo e soprattutto non c'è ancora venuto a dire quell'acqua se potremo averla con gli stessi costi che l'abbiamo adesso, quindi già non sarà probabilmente la stessa qualità, non si sa se e con quanta efficienza e velocità potranno fornircela, ma soprattutto cosa ci costerà, perché i progetti che stanno
girando e che comunque siano, sono stati ufficializzati a popolazione, attualmente stanno girando, sono dei costi che parliamo qualcosa come mi pare 25.000 euro per, all'anno di gestione per sottovalle, più di 50.000 euro per arcuata, tutti i costi che poi tutte le persone che qua non sono presenti, gli arcuatesi, che si lamentano delle loro tasse per i rifiuti, per altri tipi di tasse, si troveranno a dover pagare. E questo il comune d'Arquata finora non ce l'ha venuto a raccontare. Ci sono dei progetti che viaggiano sulle nostre teste e non lo sappiamo. C'è stata una convenzione fatta con COGIP per la gestione delle strade, si è scoperta quando gli abitanti di Moriassa hanno cominciato veramente arrabbiati per quello che succedeva, a chiedere spiegazioni perché non interveniva e si sono sentiti dire: ah, ma lì è tutto un cantiere. Cioè praticamente di colpo la popolazione di, della zona di Moriassa si è trovata a vivere un cantiere senza essere informata da nessuno né di quello che stava succedendo né di come bisogna comportarsi e transitare a questo punto dentro un cantiere, né essere tutelata adeguatamente dai vigili o da nessun altro. Questo quando un comune vuole fare qualcosa deve prima battuta informare le persone. Grandi navi, le nuove navi che sono grandi tre volte
rispetto a quando è stato progettato il terzo valico, non possono entrare oltre, non possono entrare a sentire da meno, perché? Perché c'è un fondo roccioso di 15 metri e le navi pescano di più, andranno a Savona dove c'è un fondo da 22-23 metri. Quindi andava fatto a Savona, se mai. A parte che lì non serviva nemmeno fare un buco, perché? Perché la ferrovia per Torino sale da Altare, quindi deve salire comunque da Altare, se fai il buco tagli la strada per Torino. Cioè è una palla colossale questo terzo valico, è stato pensato 25 anni fa, adesso nessuno penserebbe mai più una cosa così, non è previsto il recupero di energia in discesa, che adesso in Svizzera fanno regolarmente recupero, cioè, non c'erano le auto ibride allora, porco di un cane, non c'erano, quella tecnologia non c'era, adesso c'è, cosa stai lì a dire faccio un buco in basso perché evito la pendenza, ma se tanto qua in discesa recuperi l'energia che hai messo in salita, perché hai il peso della discesa che ti fa recuperare l'energia, hai la tecnologia per farlo, lo fanno dovunque, lo fanno anche negli ascensori oramai. Perché si fa questa cosa? Perché è una politica questa che vive di grandi opere. Questo è il vero problema. Il problema è solo politica. E ci si gioca tutto, la salute, le falde, tutto. Aperta parentesi sulla salute. Abbiamo fatto venire ad Alessandria una cosa pubblica, un incontro pubblico. Abbiamo fatto venire un professore di psicologia. Per cercare di capire perché la gente non vuole sentire parlare di cose di cui si parla di morte. La gente non ne vuole sentire parlare. Parli di amianto, la gente scappa via. Poi muoiono, ma non mi ci fa pensare perché ho bisogno. No. Però abbiamo scoperto una cosa. Che se gli parli di falde acquifere, che toccano nel portafoglio, perché se tu non hai l'acqua buona non coltivi più, se a casa tua l'acqua rubinetto non è acqua buona, a casa tua non vale più niente, da quel punto di vista ci sentono tutti pronti. Allora bisogna a questo punto capire che si può fermare il personale, che si può ancora fermare, però bisogna usare tutti gli argomenti, usarli tutti economici, tutti gli argomenti. Quindi bisogna ripartire con una lotta più forte, senza avere paura di niente, tenendo presente che l'obiettivo è sostanzialmente, purtroppo, politico. Grazie. Buonasera a tutti, una cosettina da rimarcare dal punto di vista sanitario, diciamo così. Il problema un po' strano è che bisogna immaginare di essere in un paese che non rispetta sempre il principio di precauzione, cioè a volte lo rispetta, a volte non lo rispetta. Quindi all'interno del sistema sanitario su una serie di terapie viene sicuramente rispettato un principio di tipo precauzionale e questa cosa qua è facile perché è per qualcuno estremamente redditizia, quindi per principio precauzionale se non facciamo male a nessuno facciamo un po' di chemioterapia dopo una massa tumorale anche abbastanza tranquilla, perché voglio dire, e in questa cosa qua a volte abbiamo ragione, a volte comunque siamo facilitati dal fatto che muoviamo un'enormità di risorse. Allo stesso modo dovremmo chiedere che il principio precauzionale fosse rispettato anche all'interno di opere che hanno un certo rischio. E ricordo solo che il rischio di amianto dal punto di vista scientifico dell'amianto non è quantificabile, quindi non esiste una quantità di amianto oltre la quale noi possiamo identificare un rischio sanitario o un tumore, perché ciò che genera il tumore alla fine
immaginiamo ci sia una fibra di amianto. Quindi quello che viene detto all'interno dei documenti è, tra virgolette, un ragionevole equilibrio tra quello che è ciò che trovi nelle rocce e quello che possiamo pensare essere un quantitativo che è mobilitato, muova tante fibre di amianto che statisticamente aumentino il numero dei tumori in quella zona. Quindi intanto, per razionalizzare quello di cui stiamo parlando, bisognerebbe capire rispetto all'opera le popolazioni quanto sono disposte a rischiare di andare incontro a un problema di amianto. Chi dice questo in buona sostanza è lo Stato, il quale, ritenendo che l'amianto non sia quantificabile nel rischio, ha facilmente, diciamo, lasciato che venisse dismessa mano d'opera sotto il cappello del fatto che lavoravano vicino all'amianto, il che significa sostanzialmente ti permetto di andare in pensione prima perché ritengo che ti godrai una vita più breve statisticamente. Questo è. Quindi se così è, allora così dovrebbe essere sempre. E allora si ritorna al fatto che il principio di precauzione, io credo, dovrebbe essere una sirena che ascoltiamo sempre e che dal punto di vista politico deve essere messo sul tavolo non come un'inutile polemica, ma come qualcosa da considerare fino ai dati più estremi per poi poter decidere. Leggevo un articolo e chiudo sulla diga del Vajont. La diga era fatta benissimo, come sappiamo tutti, una grandissima opera di ingegneria dal punto di vista ingegneristico. Quello che è stato sbagliato è stato il calcolo di che cosa sarebbe successo se il Monte Toc fosse venuto giù. Ma invece non è così. Gli ingegneri che hanno fatto il calcolo hanno fatto il calcolo perfettamente. E che agli ingegneri era stato chiesto agli ingegneri di non considerare l'ipotesi più rara ed estrema che il Toc si staccasse tutto assieme, perché di solito una frana, vedendo più, si rompe in due. Quella invece non si è rotta, era la cosa più estrema, non era stata considerata e patatrac, insomma. Quindi penso che dal punto di vista del territorio, dal punto di vista politico, la richiesta comunque di considerare il principio di precauzione fino alle estreme conseguenze e poi magari di ridiscutere anche con la popolazione quanto pensa di doverlo accantonare sia una cosa che bisognerebbe imparare a fare, insomma. Buonasera a tutti e a tutti, normalmente io ho un po' il ruolo che mi sono sempre dato di provare a far morale, no? Provare a raccontare che la partita è ancora aperta, ma non tanto perché dobbiamo raccontarlo, perché abbiamo bisogno di farci morale, ma perché realmente la partita è ancora aperta e chi pensa che la partita del Terzo Valico in qualche modo è stata chiusa e che nonostante questi anni di lotte, battaglie, migliaia di persone in piazza, insomma tutto quello che il movimento in qualche modo della popolazione ha organizzato, probabilmente chi pensa di aver chiuso i conti, secondo me, sta ancora sbagliando e secondo me abbiamo ancora parecchie carte da poterci giocare. Parto da due dati, che come dire, sono due dati che riguardano la controparte, che quindi in qualche modo non riguardano direttamente noi, ma rispetto a cui il lavoro del movimento è stato determinante. La prima questione è questa. Avrete letto sui giornali che recentemente Cocir ha sospeso due grossissime gare d'appalto. Due gare d'appalto per il valore totale di 500 milioni che riguardavano il proseguimento dei lavori, lo scavo del tunnel di Valico in Vallemme e il proseguimento dei lavori Prevasco in Valverde. Perché è arrivata questa sospensione delle gare d'appalto? Per una ragione molto semplice, perché dopo che gli è esploso nelle mani il problema dell'amianto, ad oggi, nonostante che sono passati mesi, era quest'estate quando emerge con forza la questione della presenza di amianto a Prevasco, non hanno ancora la più pallida idea di come provare a risolvere questa questione.
hanno fatto degli scavi sperimentali, hanno raccontato che avrebbero utilizzato delle tecnologie che servivano per non far disperdere le fibre nell'aria, hanno fatto questo tentativo, ma il tentativo ha dato un esito negativo, e questa è la ragione per cui a Grevasco sono ancora con le ruspe ferme, se non per piccoli lavori di manutenzione. Guardate, una cosa però dobbiamo dirla, una cosa dobbiamo ricordarcela, perché secondo me ci fa bene, no? E ci fa pensare che quando abbiamo incominciato, io ricordo la prima assemblea qua dentro la SOMS, l'abbiamo fatta a marzo 2012, sono passati 4 anni, 5, non lo so, sono nel 2016, no? Per dire quanto abbiamo la testa dura e quanto continuiamo a perseverare in questa battaglia. Guardate che se gli attivisti del Comitato della Valverde non avessero diffuso quelle fotografie e non avessero deciso di passare 24 ore su 24 su quella montagna per guardare dall'alto il cantiere, lo scandalo amianto a Grevasco non sarebbe mai uscito fuori. E quindi chi dice che lottare, chi dice che mettersi in gioco non serve a niente, questa vicenda specifica dimostra invece che le persone che decidono di mettersi in gioco sono anche quelle che cambiano la storia e cambiano gli eventi. E questa è la ragione per cui dobbiamo dire un grazie immenso ai militanti del Comitato Natale della Valverde. E questa è la ragione per cui, per l'ultima volta, abbiamo avuto la dimostrazione di mettersi in gioco e di lasciare una parte del proprio tempo, non dedicarlo alla famiglia, non dedicarlo ai figli, che è una cosa complicata per tutte e tutti, è un qualcosa comunque che significa di fatto migliorare la qualità della vita della nostra comunità. E poi non posso non ricordare che quando in quell'assemblea famosa di marzo 2012 avevamo tirato fuori questo problema, già all'epoca noi dicevamo per primi, sono stati notati a tirare fuori il problema dell'amianto, i signori del COCIF rispondevano sui giornali che non è vero, l'amianto non esiste. Noi abbiamo sempre saputo che i signori del COCIF sono dei bugiardi, ma oggi in qualche modo abbiamo l'ennesima conferma che mentono. L'unica cosa che a loro interessa è papparsi quei 6,2 miliardi che diventeranno 10 di soldi delle nostre tasse, e chiaramente non solo non gliene frega nulla della salute della cittadinanza, non gliene frega nulla della salute degli operai che lavorano all'interno di quei cantieri. E chicca fra le chicche, avete visto che anche all'interno della Polizia di Stato, all'interno della Questura di Genova, sono emersi dei problemi molto grandi, perché alcuni sindacalisti della Digos hanno incominciato a dire: però guardate che visto che noi poliziotti dobbiamo stare là dentro per assistere i notai che ci rompono le palle, anche noi rischiamo di respirare amianto. Sì, lo diciamo i signori delle forze dell'ordine, le fibre d'amianto non guardano in faccia nessuno. E dopodiché, come dire, segnaliamo che li abbiamo sempre visti schierati dalla parte sbagliata, normalmente erano quelli che ci picchiavano a manganellate quando provavamo a fare quei lavori nel terzo valico. L'ultima cosa che volevo dire è secondo me anche questa, no? Vediamo come va a finire questa storia delle gare d'appalto. Il Ministero dell'Ambiente, anche grazie a quello che è successo a Grevasco, ovviamente non lo metteranno mai che c'è una determina nazionale fatta dal Ministero dell'Ambiente, perché ci sono quei rompipalle dei montanari Notaro Valverdini che hanno scoperchiato la pentola del problema d'amianto, hanno deciso di fare una determina in cui impongono a COCIV di setacciare l'amianto con una modalità differente a quella che hanno utilizzato fino ad oggi. Ossia, ARPA, quindi parliamo di un ente indipendente, sostiene che la modalità con cui hanno ricercato l'amianto fino ad oggi ha un margine fino al 98% di errore. Nonostante questo margine del 98% di errore, l'amianto l'hanno trovato all'interno di quella fibra. E quindi stanno dicendo: no, adesso dovete frantumare tutta la roccia e quindi verificare la presenza di pietra verde dopo aver frantumato tutta la roccia. Questa roba determinerebbe e comporterebbe un aumento esponenziale dei costi per la realizzazione del terzo valico, e come già faceva Francesco, è bene ricordare che tutto questo è carta scritta. 12 persone, tra cui Francesco, Diego, una serie di professionisti in qualche modo del movimento, hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti, sollevando proprio questo nodo. Noi vediamo un rischio di danno erariale, perché state costruendo un'immensa opera pubblica e non avete tenuto conto dei costi dovuti alla presenza di amianto. Questo ci fa pensare, questo ci fa dire che l'ultima parola sulla questione del terzo valico non è ancora scritta. Dobbiamo continuare a metterci in gioco, bene abbiamo fatto a provare a bloccare l'arrivo della talpa d'Arquata, poi abbiamo scoperto che in realtà non stava arrivando la talpa d'Arquata, ma bene abbiamo fatto con la solita generosità a trovarci a passare nuovamente un'intera notte tutti quanti insieme a Moriassi, perché guardate, se non ci fosse stata l'iniziativa del movimento, se non ci fosse stato quello che tutte e tutti insieme abbiamo costruito, oggi non avrebbero oltre 2 anni di ritardo. In base ai loro piani dovevano già aver incominciato il terzo lotto, in realtà sono assolutamente in alto.
alto mare, sono loro stessi che riconoscono nelle loro carte ufficiali che c'è un forte ritardo nei lavori dovuto anche alla contestazione dei cittadini, alla contestazione dei matanti. L'ultima parola non è ancora scritta, continuiamo a metterci in gioco e può essere che alla fine potremo raccontare ai nostri figli questa schifezza che manda Terzo Valico che abbiamo fermato. Mentre Claudio parlava, mi è venuta in mente un'immagine pensando agli scavi di prova che stavano facendo a Cravasco. Cioè, l'idea di buttare dentro degli operai a provare, a vedere come si riesce a scavare, andando piano, quello che volete, non è che la velocità di scavo poi cambi più di tanto la fibra se la respiri o non la respiri. Comunque, l'utilizzo di operai per vedere se le modalità sperimentali, innovative, mai testate, sono più o meno valide, quindi andiamo avanti metro per metro e vediamo cosa succede. Non ho sentito nessun sindacalista, mi pare, prendere le posizioni in difesa degli operai, e quegli operai mi ricordavano tanto, non so se ve li ricordate in alcuni film, i canarini che venivano utilizzati nelle miniere durante gli scavi. Si andava avanti col canarino per vedere se era il caso di scappare perché c'erano dei gas, altri gas che erano pericolosi per, da respirare, poi. Gli operai in questo caso praticamente hanno capito, con la differenza che il canarino moriva subito. Se succedesse qualcosa per queste modalità di scavo sperimentali e non si sa quanto controllate, probabilmente vanno prima in pensione di dare un tornaconto. Io volevo ringraziare tutti i presenti perché questo c'è la forza, dopo tanti anni che si lotta e avere ancora la speranza di riuscire a fare qualcosa penso che ci deve gratificare. Io sono un po' più nuovo, nel senso che sono per Valbordera un po' a Savalle e da alcuni giorni che Valbordera c'è un imperversale di camion che è una cosa veramente c'è impressionante. Adesso infatti si pensava, adesso è da pochi giorni che è successo questo fatto, ho già domenica visto qualcuno per vedere di fare un incontro, insomma, un incontro pubblico, perché qui nella Bassa Valle i sindaci si lavorano la bocca dicendo che Terzo Valico serve, perché fanno le opere compensative, se no saremmo, insomma, guai, no? Ecco, in Valbordera stanno ordinando le strade, dissestando completamente, hanno già dei problemi, portano via la ghiaia creando ulteriori problemi di dissesto idrogeologico e non so i sindaci cosa potranno dire a giustificazione di questo, perché è veramente una cosa da un punto di vista molto grave. Allora, in tutti questi anni in genere noi abbiamo spinto, cioè la lotta per dire che il Terzo Valico era inutile, una spesa che sarebbe bene utilizzarla per i servizi sociali, per la sanità, per la scuola e così via, per la strada e tutto il resto. Adesso il fatto che è venuto, cioè, a gara la questione dell'amianto, che già lei l'aveva già detto alcuni anni fa, penso che sarebbe il caso, raccogliendo delle firme, e coinvolgere anche l'Associazione Ambientaliste Nazionali, WWF, Legambiente, tutte le associazioni nazionali, le quali così si davano la bocca dicendo che la salute dei cittadini, la tutela del territorio, perché penso adesso agganciarsi a loro dicendo che il Terzo Valico è inutile e discutibile, però penso che adesso quando c'è di mezzo la salute dei cittadini, penso che queste associazioni non dovrebbero tenersi indietro, dovrebbero quindi fare degli esposti, e le associazioni nazionali hanno il loro peso e grandi mezzi economici e anche leva politica, perché questi gruppi poi assicurano centinaia di migliaia di voti a partiti che magari sono anche al governo. Quindi io penso che si potrebbe vedere di attivarsi in questo senso, anche non solo dall'Associazione degli Oncologi Italiani, cioè vedere tutti questi organismi che ufficialmente sono interessanti alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica, mettere allo scoperto, cioè che prendano posizione, fare una raccolta di firme, insomma, vedere un po'
anche non so, forse l'ha già fatto tramite email, tramite internet, non lo so, da vedere un po'. E poi al più presto fare di nuovo una manifestazione, soprattutto, cioè, sempre una cosa che è inutile e dannosa, ma anche cioè, far svegliare la gente su questo aspetto. Perché io mi domando, qui si parla di controlli, ma i camion, quelli che caricano la merce, che scaricano, ogni volta che fanno questo processo vengono lavati o no? Non penso che passi sotto una doccia, di modo che poi, perché quelli che vengono in modo bene a prendere la ghiaia e poi tornano giù e poi vanno su, non penso che passino in un tunnel dove così vengono lavati da cima a fondo. Quindi cioè, volevo dire appunto, l'amianto non è che si ferma solo a 15 km di raggio, ma se i camion non vengono, come dire, trattati, si diffonde a centinaia di chilometri la cosa. Grazie. Bene, a fronte di tutto quello che abbiamo sentito stasera, credo che domani mattina ci sia solo una cosa da fare, prendere la macchina e andare a Isoverde per ribadire ancora una volta che il movimento è vivo e che quest'opera davvero non si farà. Grazie a tutti, a domani. Ciao.